Purtroppo devo dire che la satira ha un po' perso quella sua scommessa e quella sua aspettativa di cambiare le cose, perché il segreto scopo della satira è quello di risvegliare le coscienze e quindi in un certo senso far andare le cose un po' più come dovrebbero andare. Ma visto che questo pericolo era scampato, anche perché la satira è stata progressivamente, secondo me, silenziata e comunque depotenziata sia in termini televisivi, oramai i programmi che possano dirsi satirici sono pochissimi, ma anche in tutti gli altri contesti, quindi una volta scampato il pericolo, il potere ha capito che forse la satira andava, non so come dire, coccolata, quasi apprezzando le imitazioni e gli sfottò, come a dire non mi offendo, sono più forte di voi, e complici anche molte imitazioni bonarie, il fatto che comunque la politica sia un po' venuta incontro alla gente, non in senso buono, ma in senso anche di abbassare le aspettative sia di chi viene eletto e di chi quindi ci rappresenta, sia proprio del suo linguaggio molto basso, molto vicino alla gente, quando in realtà dovrebbe essere e dimostrare di essere superiore. Ora questa vicinanza tra politica e persone e popolo, diciamo così, secondo me è un po' depotenziato la satira, anzi molto spesso la satira, soprattutto la classe istruita, preferisce farla proprio sul popolo, prendersi beffa dell'ignoranza, prendersi beffa dell'inconsapevolezza, prendersi beffa dei limiti sociali e di istruzione delle persone, che è un errore gravissimo e da non fare mai, anzi bisognerebbe ricordarsi che la persona che magari non ha studiato non lo ha fatto per dei motivi particolari che tutti noi ignoriamo. E molto spesso anche tra le classi illuminate c'è questa tendenza, secondo me, a insultare chi sta più in basso, piuttosto che non rivolgere lo sguardo a chi dall'alto invece sghignazza di questa guerra tra poveri, se così possiamo dire, perché comunque la satira è sempre stata fatta dal basso e doveva guardare verso l'alto. Ora temo che non sia più così, perché è una sorta di Royal Rumble, di quelle risse clamorose che vedevamo gli anni 90 coi campioni di wrestling, tutti tirano un cazzotto a tutti e intanto chi organizza la rissa se ne sta fuori a guardarsela in un bel palco. L'odio più che altro, secondo me, prende origine dalle situazioni di sopruso, di ingiustizia, che sia reale o percepita. E credo che tutti gli italiani abbiano assistito, abbiano vissuto un sopruso magari in campo economico, fiscale, un sopruso in campo politico, amministrativo. Tutti quanti vedono il vicino che magari fa qualcosa e la passa liscia, allora un po' lo invidiano e un po' lo odiano. Quindi per accendere l'odio basta veramente poco, basta veramente che tu ti senta in qualche maniera in torto, in credito. E in questo senso, appunto, purtroppo internet riesce a fungere, oltre alle mille cose buone che fa, riesce a fungere anche da innesco per allargare questo odio. E molto spesso poi l'odio nasce anche da ragioni, lo abbiamo detto nel nostro incontro, finte, da notizie presentate in maniera più drammatica, perché come abbiamo detto la stampa sta morendo e quando penso a una lucertola alla quale è stata tagliata la testa, continua a dimenarsi. I social network da una parte dicono di tutelare gli utenti, di limitare lo scontro, gli insulti e tutto quello che ne consegue, dall'altra parte i social network ci tiene a continuare a essere il terreno di scontro, perché altrimenti la gente poi si sposta, i social network perde la sua centralità, la sua importanza, quindi è molto facile oggi che l'odio si diffonda. Non è un problema di oggi, l'odio è sempre esistito e l'odio in sé non è nemmeno un sentimento così ignobile o così sbagliato, si può odiare per ragioni nobilissime. Quello che purtroppo succede è appunto questa macchia d'olio che si diffonde e diventa incitazione all'odio, diventa ti odio perché tu sei così, la tua categoria è questa, e sappiamo che le categorie cambiano i tempi, ma quelle più colpite dall'odio purtroppo sono sempre quelle.